Lo senti questo suono? Quale suono? Il suono del futuro. Questa è la Renault Zoe, l'utilitaria di Renault full electric, ovvero completamente elettrica, solo un motore elettrico ed è silenziosissima, non si sente quasi né da fuori né da dentro. Beh sì, non ci sono cilindri, non ci sono pistoni, insomma è un motore elettrico, il motore del futuro. Sì, ma questo lo vediamo poi nel dettaglio, partiamo dalle basi. Allora, le dimensioni sono più o meno le stesse della Clio. Beh, esteticamente si vede che vuole essere un'auto del futuro, comunica a tutti che stiamo guidando un'auto elettrica. Sì, no? Ha una forma goccia, questi fari azzurri, insomma il cliente che compra un'auto elettrica vuole far vedere che ha comprato un'auto elettrica, però ha un pochino più di spazio perché le batterie sono posizionate sul fondo dell'auto, il motore elettrico si ciba di batterie ovviamente. Infatti è sviluppata un po' più in altezza rispetto a una Clio, e parlo di Clio perché dentro mi ricorda molto una Clio, ad eccezione di tanti piccoli dettagli, cioè guarda qua. Sì, cos'è? Che simbolo è? È un simbolo che dovrebbe essere elettrico o a che fare con l'elettrico, un circuito che troviamo anche qua dietro, anche sul cielo. E poi si vede il pomello del non cambio. Giusto, non c'è bisogno del cambio. La coppia massima è di 250 Nm già a 250 giri. Ed è costante, è il massimo della coppia subito, rimane costante per tutto l'arco di giri. E che arco di giri? Perché questa versione che ha 92 cavalli, c'è anche una versione meno potente da 88, ha una potenza che parte da 300 giri ma arriva a 11.300 giri. Cioè neanche una Ferrari aspirata arriva a 11.000 giri. Quindi non comprate una Ferrari aspirata, comprate una Zoe che gira più in alto. Gli rem facciano sentire il suono dell'accelerazione del motore elettrico. Tavoletta. Ha una bella ripresa? Sì, ha una bella ripresa, come abbiamo detto la potenza è istantanea. Ha una strana sensazione perché non ha le marce, quindi va in progressione, tu acceleri e lei semplicemente va. È meglio di un CVT, cioè praticamente non sente alcuno stacco, è senza soluzione di continuità l'accelerazione. Sì, devo dire che fa strano la prima volta, ma ci si abitua in fretta ed è una sensazione piacevole. Abbiamo un indicatore completamente digitale che ti dice esattamente quanto stai accelerando, non c'è il contagiri, quanto stai accelerando, quanta carica residua hai, quanti kilowatt ora, che è la capacità delle batterie, hai e quanti ne stai sfruttando. E quanti ne stai sfruttando? Se vai a vedere con il computer di bordo puoi vedere i consumi istantanei. La cosa importante è che quando tu rilasci l'acceleratore il motore va in inverse e riesce a ricavare qualche kilowatt, praticamente funge da dinamo, il motore che da potenza si trasforma in una dinamo e riesce a recuperare. Come quando sulle vecchie biciclette mettevi la dinamo sulla ruota e tu appena smettevi di pedalare rimanevi inchiodato. Poi non fai fatica con i quadricipiti. Meno male. Senti, però a questo punto sono curioso di provarla. Io penso che non ci sia auto migliore da usare in città. È vero. Ma anche col cambio automatico, anche con un CVT, proprio queste erogazioni. Ma poi il fatto che non faccia rumore, cioè senti che relax. A questo punto colleghiamoci all'autonomia della Zoe. Dipende dalla versione di Zoe che avrete, perché quella da 22 kWh, che è la capacità delle batterie, ha un'autonomia di 150 km, quindi va bene per gli spostamenti minimi, se la usi per andare a fare la spesa in città, la carichi ogni sera. Invece la versione che stiamo guidando noi, che è quella con 41 kWh di capacità, ha 270 km di autonomia reali. Diciamo che magari per un utilizzo cittadino in cui si fanno 30, anche 40 km al giorno, per 4-5 giorni non la ricarichi praticamente. Tempi di ricarica, se l'attacchi alla presa di casa ci vogliono 15 ore. Cioè io torno a casa dopo il lavoro, la metto a caricare, il mattino dopo la stacco. Esatto, non è come ricaricare un telefono, ci vuole il proprio tempo. Invece con le colonnine ci vuole un'ora e mezza per caricare l'80% della batteria, se trovate la colonnina da 43 kW, trifase. Sono abbastanza rare in Italia, diciamolo. Il problema non è tanto della Zoe quanto delle infrastrutture, dipende anche dove abitate, bisogna ponderare bene l'acquisto. Nelle campagne sperdute non fa per voi, no. Se abitate in città potrebbe far per voi. Anche perché in città, ricordiamolo, area C gratis a Milano, ingresso in tante zone a traffico limitato, parcheggi blu gratis, ovviamente questo dipende dall'amministrazione, comunque sono dei bei vantaggi. Invece il prezzo della Zoe varia in base a due cose principalmente, oltre che alla versione, se le batterie le noleggi oppure se le acquisti. Quindi se le noleggi vai dai 22.500 ai quasi 30.000, se invece le acquisti si parte da poco più di 30.000 e si arriva fino a 38.000. È arrivato il momento topico delle nostre prove su strada, quello più atteso da tutti.
cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto. Allora, mi piace tanto non dover sentire il rumore di un 4 cilindri turbo diesel o di un 3 cilindri benzina. Peggio di un 3 cilindri benzina. Perché devo sentire il rumore quando posso andare in giro silenziosamente? Cioè, capisco il suono di un V12, di un 8 cilindri armonioso, ma sono i boxer che va su di giri la mattina quando hai sonno, quando sei stanco. Invece esci di casa, accendi. A me è piaciuto molto invece, è piaciuta l'erogazione di questo motore, cioè appena schiaccio senti come riprende senza soluzione di continuità, quindi senza scatti, senza tira e molla. Ma invece che cosa non ci è piaciuto? Allora, gli interni, nonostante siano comunque curati, ci sono dei dettagli che la rendono particolarmente futuristica, trovo che abbiano tante plastiche dure, la Clio è qualitativamente migliore e in più ci sono delle parti che secondo me non invecchieranno benissimo. E poi lo spazio dietro, io non sto proprio comodo, sono alto 1,85, non sono un nano. In compenso dico il bagagliaio è molto grande, sì. Più di quello della Clio che è già grande. La Clio ha 300 litri di bagagliaio, che è già uno dei migliori della sua categoria, questa ne ha 330, quindi sì, forse hanno sacrificato un po' di spazio dietro per aumentare il bagagliaio. Cos'altro non ci è piaciuto? Ma a me non piace tanto il fatto che effettivamente ci sono poche infrastrutture. Benissimo se hai una casa col garage, sì. Quindi tu arrivi a casa e la carichi quando ne hai bisogno, 2, 3, 4 giorni, dipende da. Mentre se ti devi affidare alle colonnine, insomma, beh, io non la comprerei perché sono poche e sono concentrate in poche città. Però devo dire che l'impegno di Enel di metterne alcune migliaia nei prossimi anni c'è, quindi speriamo che in futuro, insomma, sia più facile attaccare alla spina, sì, un'auto anche per strada.